dedicato a tutte quelle donne superficiali che hanno giurato amore esterno, dedicato ai sani cronici, dedicato a quelli che pregano da poco, cioè con le mani appena giunte, dedicata all'autore dell'unica opera per contraddizione e orchestra, piano forte, dedicato all'inventore del detto mors tuo, cane meo, dedicato a chi lavora con lo sguardo a maglia, a occhio e croce, dedicato a tutti i tombin de femme che nascondono le donne nelle fogne, dedicato agli anzian prodige che fanno cose mirabolanti fino alla fine, dedicato agli scorfani che sono senza genitori brutti, dedicato alla terra quando disse cielo, mio marito, dedicato a chi crede che la colonna sonora se ci sbatti contro suoni, dedicato al Dio in terra, ma soprattutto dedicato a chi lo aiuta ad alzarsi, dedicato a chi credeva che il luogo dove è nato fosse Gesuralemme, dedicato a chi sa che il prezzo del mondo è tutto compreso tranne gli extra che sono terrestri, dedicato a tutti i porci comodi che la fanno in poltrona, dedicato al loro esemplare di maiale gelato, il freddo porco, dedicato alle suocere cannibali e ai loro generi alimentari, dedicato a chi non ha mai letto Non do ma ho, la storia di un ricco avaro giapponese, dedicato all'incesto di frutta che sta con altra frutta, dedicato a tutti i pentiti che prendevano il sole senza crema, convinti di essere sotto il programma protezione, dedicato a chi ha detto se avete bisogno, bisogno, chiamate, chiamate, dedicato a chi pronunciò la frase profumo nuovo o vacca morta, che è poi sempre quello che disse la frase voci di corridoio, no no, questa è tanfa che viene dal bagno, dedicato a chi si rifà la bocca con magia, labbra cadabra. Se non ricordo bene, e non ricordo bene, se ricordo male, e ricordo male, faccio mente locale, questa è la mente, questa è locale. Sì, qui c'era un letto, sul letto un daino che balbettava, vicino al letto un comodino, sopra il comodino un bicchiere d'acqua con dentro una dentiera del daino. Ecco perché balbettava. Vado un po' con le memorie fotografiche. Lì c'era un uomo nudo accovacciato, me lo ricordo. Lì c'era un altro uomo nudo accovacciato. Questo era il posto dell'incudine, che era poi anche il posto del cane. Adesso l'incudine era sopra il cane, povero cane. Non aveva un bel aspetto e penso sempre se il bel aspetto non fosse altro che una meravigliosa attesa, cioè aspetto che migliori. Il bel aspetto è un pensiero. Non era un cane grande, questo lo ricordo benissimo, era un cane piccolo, me lo ricordo perché abbiamo fatto scrivere sul cancello attenti al come, non attenti al cane, troppo piccolo, abbiamo fatto scrivere attenti al come, i ladri vedevano il cane piccolo, la scritta attenti al come scavalcava il cancello ma un'incudine li colpiva in testa perché il cane con un gioco di carrucole e di pesi si era organizzato, quindi non era tanto attenti al cane ma attenti a come. Il cane. Non era tanto la bestialità, era l'intelligenza dell'animale, che non era un cane da caccia, che non era un cane da tartufo, da punta, non era un cane da ciechi, non era un cane da guardia, lo definirei un cane da guarda. Perché lui ti fissava e non faceva nient'altro. Quei pochi ladri che riuscivano a rubare, rubavano il rubabile e lui non si muoveva, non abbaiava, non mordeva, non scondizionava, non faceva niente. Di solito uno dei due ladri tornava indietro e diceva «Cos'hai?»
da fissarmi sempre. L'altro ladro diceva: vieni via che sta arrivando la polizia. Ma perché mi guarda? E le arrestavano così regolarmente. Questa era la sua forza. Non normale, me lo ricordo. Lì c'era un altro uomo nudo, accovacciato, me lo ricordo. Cominciano a essere in tanti, non me li ricordavo così tanti. Sì, qui c'era il più grande acquario della mia vita, forse uno degli acquari che proprio più grandi non ce n'erano. Un giorno cadde pesci dappertutto nell'angolo, una spigola lì nell'angolo. Attaccata al muro, il pesce che ascolta, l'origlia, lì, fermo. Roba da prendersi paura, e mi chiedo sempre, perché chi si prende paura non se la porta anche via? Sei venuto a prendere paura, portala via. Perché la lasci qui che può prendere paura qualcun altro? È un pensiero. La lavagna delle ingiustizie, questa me la ricordo benissimo, era qua. Si chiamava lavagna delle ingiustizie perché sopra c'era scritto comprare un chilo, comprare un etto, comprare un metro, comprare un centimetro, due pesi e due misure. E in piccolo c'era scritto anche comprare un cavolo, che sembra facile comprare un cavolo, ma non è facile. È più difficile del previsto comprare un cavolo. Entri in certi negozi, ti dicono buongiorno, desidera un cavolo. Allora perché è entrato? Questo ti chiedo. Non te lo danno un cavolo. Se ne vuoi due, tre, mille, ma uno, sei solo, ne vuoi uno, non te lo danno. È strano. Sotto c'era scritto anche comprare un fico secco che più o meno ha gli stessi problemi del cavolo. Entri in certi negozi, buongiorno, desidero un fico secco. Dice, guardi, è venuto il suo collega prima. Pensavo anche a certi idraulici, quando entri in certi negozi, buongiorno, desidero un tubo, dice. Ma siete in gita scolastica? Siete qui o? Pensavo anche all'uomo di Neanderthal. La prima volta che vide questo bastone di legno grosso per terra, chiamò gli altri uomini primitivi e disse, correte, correte, non sapete cosa ho trovato. Cosa hai trovato? Una mazza. Allora, perché mi hai chiamato? Avessi trovato un cavolo, un fico secco, che è tanto che... Il cammino, me lo ricordo, il cammino partiva da qua, si chiamava cammino proprio perché ci camminavano sopra. Alla fine del cammino il fuoco, e sopra il fuoco la libreria di una vita. Tutti i libri della mia esistenza spenta, storia di una lucciola morta, Popò White, gli studi sulla merda bianca, in odore, in colore, in sapore, scientificamente una rarità, Tetano, il dio della ruggine, che andava a caccia di scarafaggi volanti, gli scarafaggiani, mi ricordo. E questo per terra che cos'è? Enciclopedia guida prontuario propedeutico filosofico antropologico? Enciclopedia guida prontuario propedeutico filosofico antropologico e pratico con esercizi base, istruzione, tutto lo scibile, anche se non ha nevicato, e su concetti, dottrine, argomenti, tesi, saperi infiniti, sapendi gerundi e sapremo futuri? Compendio trattato, ritrattato, aggiornato, poi cambiato, adottato a tutte le scuole di pensiero, 120 volumi da una pagina, disponibili anche su bordo pagina, con 18.000 illustrazioni inedite, inutili, di difficile consultazione e sfocatissime, d'un'importanza assoluta perché parla dall'allusivo fino all'inventato, dall'impossibile fino al ma va là, non in ordine alfabetico, no, ma in ordine etico, caotico, sismico, ideale per chi ha ideali, mortale per chi è umano, un libro da non cavarci i piedi per camminare nella sfumatura universali, numero zero, edito dalle edizioni precedenti, perché queste edizioni non l'hanno pubblicato, copia, prova, omaggio, bozza incompiuta, minuta, ma la copia rilegata a un palo, perché è già la quarta che provano a portarci via, in omaggio anche un odiario per detestare qualcuno giorno per giorno, e un paio di occhiali per sordi presbiti, che se giri la testa velocissimo fanno appunto i due usi contemporaneamente. E in omaggio un segnalabbro per ricordarsi le parole uscite dalla bocca.
Capitolo 2, pagina 161, parte da pagina 161, capitolo 2, contenente l'appendice che nega il capitolo 1, nega l'appendice stessa e, se può, nega anche il capitolo 2. Lo nega. Praticamente nega tutto quello che ha scritto fino adesso. Pagina 161, sotto la U, cioè consolato degli insetti, sotto la U. Consolato degli insetti, se inavvertitamente entra nella vostra macchina una mosca a Trieste e voi arrivate fino a Zara senza aver mai aperto il finestrino, quando la mosca esce, cosa fa? Dove va? Chi conosce? Consolato degli insetti, tutti gli indirizzi degli ostelli, degli alberghi, guarda che... Fatta bene e fatta bene. C'è la foto della mosca cieca, perché lei è nata là. Non è che stia giocando o abbia un problema, è proprio cieca. E sotto la G c'è figlio che uccide il padre perché è innamorato della madre. Sotto la G, figlio che uccide il padre perché è innamorato della madre. Cosa succede? Cosa fa poi? Vedi, al complesso di Edopo. Al complesso di Edopo. Che noi ci fissiamo sempre con il complesso di Edipo, ma Edopo? Prima ipotesi chiede scusa, diciamo scusa. Seconda ipotesi, trovo una scusa, ero in viaggio da Trieste a Zara, non sono stato io. Hai dei testimoni, una mosca. Mi piace perché il testo parla dall'assoluto al relativo, dall'impossibile all'incredibile, però non trovi quel che cerchi, ma trovi quel che trovi. C'è anche la foto di quel che trovi, guarda che fatto bene. E sotto la R, vedi, sotto la R c'è dolcezza o sadismo, sotto la R c'è la foto della dolcezza. Me la facevo molto più giovane la dolcezza. Dolcezza o sadismo? Tesi, c'è più dolcezza nel riempire di ciucci una culla d'un bimbo senza pollice? È scritta. C'è più dolcezza nel riempire di ciucci una culla d'un bimbo senza pollice? C'è più sadismo nel trapiantargli quelli di un autostoppista morto? Vai subito alle istruzioni a pagina 9, dice, vai alle istruzioni a pagina 9, vai a pagina 9, vai a pagina 13, vai a pagina 9, oh, dove eri a pagina 13? Vedi? Si interessa a te proprio. Di solito noi siamo interessati all'enciclopedico, qua è l'enciclopedico che è interessato a noi, perché è un libro particolare. Capitolo, a un certo punto dice capitolo, c'è la foto della pagina, ho la pagina, cosa mi metti la foto della pagina? Se non avete foto non mettetelo già la pagina, comunque c'è la foto della pagina. Capitolo, e basta, capitolo. Vuoi costruire un chissà che un chissà cosa, si chiede in questo capitolo. Vuoi costruire un chissà che un chissà cosa, sì o no, sì o no? Allora, sì. Oh! Vedi, non ti molla. Vai alla figura A, impugnare il martello B e cercare il chiodo C, è la A, B, C della costruzione, vedi? Attenzione, dice il testo, attenzione. Se hai toccato il martello con le mani, occhio, lavare con acqua. Se hai toccato il martello con le mani, occhio. Lavare con acqua, certo che l'ho toccato con le mani, te lo metto sotto l'ascelle? Perdo potenza, però. Se hai toccato il martello con le mani, occhio, lavare con acqua. Se invece hai toccato l'occhio col martello, mani, quello è un problema. Cioè, fa tutti i casi, se hai toccato l'occhio con l'acqua non succede niente, se hai toccato l'acqua col martello, comunque, vedi di non star lì con sto martello, fa qualcosa. Fa come dice la figura, pianta due chiodi sulle due assi D e E, le due assi D e E, che poi sono tre assi D e E, sono A, D e la E, sono cinque assi D e la E. L'asse che ride, la E, la mosca va via perché ha detto io qui non ci sto, ma lei ha capito. Diceva non si può vivere in questo. Vita del chiodo, a un certo punto, pagina 161, vita del chiodo. La parte del chiodo che è piantata dentro il muro, è la vita che il chiodo ha già passato? Guarda, guarda la pensata profonda, e quella che resta un po' fuori, è la vita che gli resta da vivere. Guarda, guarda se il testo va ad approfondire. Chi odi? Chi odi? Senti la domanda, chi odi? Chi è che non sopporti, che lo crocifiggeresti? Chi odi? Chi odi? Nasce proprio da chiodare, cioè pianto. Perché si dice pianto? Fai entrare un chiodo nel tuo piede e vedrai se il pianto da pianto. Non mi interessa chi pianta, comunque il pianto deriva da quello, pianto. Controllare bene, ti dice controllare bene, non ti dice cosa, troppo facile. Controllare bene in assoluto se sei amato, se sei odiato, se ti sei vendicato, dove hai messo le chiavi, dove hai parcheggiato, e collegare il tutto, vedi, dice collegare il tutto, c'è anche la foto del tutto. Non lo facevo più grande il tutto. Collegare il tutto a un gruppo androgeno sarà elettrogeno.
elettrogeno, no, un gruppo androgeno proprio. Dove lo trovo io un gruppo androgeno? 30-40 ragazze nerborute, baffute che cercano di dar corrente di continuo. Un gruppo androgeno, non esiste. Certo, vedendo la foto delle ragazze, il gruppo è androgeno, perché la più bellina è la mosca, adesso comunque non voglio dire niente. E non parlo di femminilità. E usare la combinazione, dice, usare la combinazione, come da figure. Se uno non sa cos'è la combinazione, ti dà la definizione di combinazione. Uno non lo sa, dice, definizione. A me scappava, a lui scappava. Ci siamo trovati nello stesso water, alla stessa ora, nello stesso bagno. Con tanti bagni e tanti water, beh, tutte e due lì. Che combinazione, vedi proprio, c'è la foto. Da non confondere, dice il testo, con la coincidenza, cioè se sei a fare allo stesso water, alla stessa ora, sullo stesso binario, mentre arriva lo stesso treno, quella... Ah. Quella si chiama coincidenza, vedi, ci sono tutti gli orari dell'impatto, 12:50, 14:20, la mosca che è andata via perché non è aria, dice lei, vedi? E adesso vai a casa, riposati. Fai come si faceva una volta. Vuoi cardare? Carda, usa un cardellino. Vuoi forare? Fora, usa un forellino. Vuoi bucare? Buca, usa un puntero. Il puntero è un uccello messicano, il nostro picchio col sombrero. El puntero! Se non trovi il puntero, va bene un ceppo, per semplificare. Poi dice, per complicare, perché uno dice, io vorrei complicare, perché uno dice, ho tempo, voglio complicare. Qui ti spiega come complicare. Allora, per complicare, l'ideale sarebbe che il cardellino, dopo aver cardato, gentilmente avvertisse il forellino, che è lì che fa i suoi buchi in santa pace, si può portare il ceppo al puntero, il picchio col sombrero, il quale il puntero dice, lasciate perdere, ho il trapano, faccio io. Fattolo, cioè chiestolo, cioè saputolo, dettolo, cioè apertolo, fare un giro di 360 drammi, sarà grammi, no, 360 drammi, cioè andare in 360 posti dove si sta consumando qualcosa di molto doloroso, un giro di 360 drammi, e cercare il piedistallo della scultura della mano a destra di chi guarda, sono da solo, quindi destra, questa è la destra, la scultura della mano, il piedistallo della destra, il piedistallo l'abbiamo trovato, potrebbe essere questo, il piedistallo della scultura della mano, sinceramente qui dice la scultura della mano, però vedi, questo potrebbe essere la scultura della mano, in effetti non hai sbagliato. E leggere a pagina 161, tra parentesi in lettere c'è scritto 161, uno non dovesse conoscere il nome, del famoso libro dell'autore da indovinare. Ho capito chi era? Ho capito, lo chiamavano, si chiama, è chiamato... C'è chi lo chiama, lo chiameranno, e adesso io poi chiamerò loro per chiedere, oh, come lo chiamavate? Perché in effetti non è che è un nome breve, comincia per, finisce per, adesso per, tendo a dire, ci sarà qualcosa in mezzo, non è che uno si possa chiamare proprio per, nome breve, la moglie, sembra che la moglie lo chiami Coso, la moglie lo chiama Coso. Per dire, quindi, se la moglie lo chiama Coso, non deve essere un nome facile da ricordare, non è per giustificarmi, dico solo che era per dire, non voglio ognuno, che un pomeriggio l'abbiamo visto passare e abbiamo detto tutti, guarda, è lui, che questo poi non mi serve a niente perché non abbiamo detto il nome, abbiamo detto è lui. Comunque, voglio dire, lo dirò mille volte, quando lo saprò, adesso... Faccio fatica a dirlo uno, figuriamoci, altre 999 volte così, deve essere uno strazio anche per me personalmente. Comunque, è un nome, il soprannome me lo ricordo, il soprannome solo che non ci ho mai guardato sotto. Non ho, chi è che guarda sotto un soprannome? Che invece avrei fatto bene. Comunque un nome breve, adesso non credo così breve che l'ho detto e non me ne sono accorto, sarebbe proprio l'apoteosi delle brevità, sarebbe comunque, diciamo che quando lo dirò mi verrà in mente, che poi lì è tardi, perché mi deve venire in mente prima, comunque non è importante, figuriamoci, se fosse importante mi sarei suicidato, perché è una mezz'oretta che vado avanti. Lui è quello... che aveva la moglie, adesso il nome della moglie, sinceramente, non me lo si chiede, perché non dovrei chiedere a lui, dire, li lasci tutti andare loro, che non li fai.
E diceva... Lei era quella che aveva... come si chiamava? La vagina con le basette, come si chiamava? Era un taglio diverso, aveva deciso un giorno. Lei era quello che faceva sempre... Lei faceva il presepe in cucina per mettere a bagnomaria. Come si chiamava? La... Comunque, via, col tempo, andando più... Vedrai che secondo me no, però in ogni modo loro... Lui era quello che diceva sempre, mi tieni un dito sul pomo d'Adamo che devo farmi un nodo alla gola. Lui era per dire il tipo, non, diceva sempre i figli? Non li concepisco, dico, come uomo è rispettabile. Aveva, poverino, quante volte, loro proprio, ecco, per capirci, lui è quello che ha inventato, adesso mi verrà in mente, quello che ha inventato la birra per ciechi. Lui è l'inventore della birra per ciechi. Dice, in cosa consiste? Niente, è birra che se ci sono dei ciechi la dai a loro. È per ciechi. Ah, quindi non c'è un'idea sotto, assolutamente, no? Pensa che ha inventato anche il cappello per sordi. Sì, ma dov'è l'ha trovata? Niente, è un cappello che se ci sono dei sordi che vogliono un cappello lo dai a loro perché è proprio per loro, hai capito? Sì, quindi non è... Se io non me lo ricordo come nome, non perdiamo niente. Non... Oh, siccome... Comunque, lui... Una cosa, questa la ricordo. Lui mi disse un giorno, secondo te, che fine fanno i cuscini dei decapitati? Oh, sono sincero, guarda, è un argomento che tratto poco. Se non è la prima volta che lo sento, se me lo chiedi così su due piedi, secondo me vendono anche il letto. Adesso non è che se il tema è il cuscino è riduttivo. Comunque, quante volte, lui è entrato una volta in questo negozio di scarpe, forse la prima volta che l'ho visto è quella volta lì. Lui è entrato in questo negozio di scarpe e il commesso appena l'ha visto ha detto, buongiorno signor, e io... Pem, chiusa la porta proprio nel momento esatto. Tant'è che dico, si chiamerà Pem, comincia per P. Finisce, forse per, no, adesso comunque. Appena entrato, lui ha detto, buongiorno, vorrei un paio di scarpe. Il commesso ha detto il numero di scarpe, lui ha detto, gliel'ho già detto, due. Ho detto, non è mattina, ho detto io. Che aria che tira. Il pazientissimo commesso gli ha chiesto scusi il numero di piedi, lui sempre due che le infilo poi nelle rispettive scarpe. Ho detto adesso me lo mangia, se lo mangia. Invece questo ragazzo dolce, di una dolcezza extrasensoriale, dice scusi come facciamo a capire se una scarpa le va bene? Una volta messa. Sono intervenuto, ho detto, devo intervenire. Scusi, lei deve andare a messa per capire se una scarpa le va bene? E lui mi dice, sì. La mattina presto mi alzo, vado in chiesa, davanti all'altar maggiore prego, oh, Signore dei lacetti, Madonnina dei soprattacchi, fa che questa scarpa mi vada bene. E se la scarpa le va bene, cosa dice? Dico, grande! E se la scarpa è grande, beh, non dico più niente, perché ho detto grande quando mi andava bene, quindi me la son giocata. Poi non è che posso parlare tutta la mattina in chiesa. Poverino, è scappato. L'ho inseguito, si è girato e mi ha detto, lei non sa chi sono io? Dico, non lo può dire. Ma che? Vediamoci a casa mia. Dico, che campanello devo suonare? Quello bruciato. Cioè, proprio non c'era possibilità. È sceso da casa sua, si è infilato in un negozio di animali, appena dentro al negozio di animali ha detto zitti tutti, provate a prendere un pony per le due orecchie, aggiungete 5, togliete il numero delle zampine, aggiungete 4, togliete il numero degli occhi, aggiungete il numero della coda, ci rimane male. Ma si trattano così gli animali, si trattano? Era un uomo fatto così, non so il nome, ma era fatto così. Un uomo che batteva i denti, lui riusciva a battere i denti. Guarda che per essere più veloci di loro bisogna essere molto veloci per batterli, è difficile. Anche d'estate li batteva. Un uomo che sentiva le voci, lui sentiva le voci. Quando la gente parlava diceva, zitti, ho sentito le voci. Eravamo noi.
Stavamo parlando. Ne devi sentire quando non parliamo. Ah, ma non riesco perché non ci sono. Allora? Non sei uno che sente le voci. Sei solo uno che ascolta, hai capito? Poverino, lui aveva niente. Non... Che è diventato, adesso questo dovrebbe farmi in mente il nome, lui è diventato famosissimo perché ha inventato la macchina che non inquina ma uccide. Lui è l'inventore della macchina che non inquina ma uccide, quella col tubo di scarico dentro l'abitacolo, dentro. Non inquina, fuori non c'è, non esce l'aria. È dentro che non ci stai, non ci stai. Dice, vuoi andare in centro con la macchina? Dai gas, vedrai che ti passa la voglia di dar gas. Lo aspiri tu, poverino. Fuori l'aria, ah, ma dentro, ma sai, non riesci a fare 10 metri. Allora, poverino, che non è mica diventato nel Guinness dei primati, ci è andato per un'altra cosa, mi ricordo, perché è riuscito a fare 1500 flessioni appena sveglio, non si è anche alzato in piedi, niente, di fianco al letto ha cominciato a fare 1500 flessioni, 2500, così, dici, chissà, la schiena, la testa, perché non ha mai spostato il comodino, pam, 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 gonfio, così. Ha dei figli, due, Lucio e Luce, vuole sapere qual è quello con l'interruttore, dico, no, guarda, non ha importanza. Sono forse nati, cioè c'è un dubbio che siano nati? No, forse nati, vuole dire, non è che c'è un dubbio che sono, comunque sono dei figli adottivi, adottati a distanza, col telecomando, destra, 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 sinistra, 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 se non c'è amore non li sposti, poverini, dei figliastri, di cuginastre, di ziastri, bluastri, disastri, che poverina poi la moglie, i figli non li poteva neanche avere la moglie, non li poteva avere, allora lei litigava sempre col pasticcere del paese, litigava col pasticcere del paese, lo offendeva degli improperi, lei, e lui gli tirava delle torte grandi così, delle paste, e lei stava lì davanti alla pasticceria, tutta la notte pasticceria chiusa, gli chiedevamo cosa fai, gli dice sono in dolce attesa, lei era convinta che nascessero così, che poi un figlio lo ha avuto, lo ha abbandonato davanti a un conservatorio, è uscito un musicista, ha visto il fagotto, che è una storia brutta, brutta, che non la voglio neanche raccontare, non la voglio, poverino, una storia che a pezzi, e non parlo del carattere, proprio il bimbo, comunque lui, che lei aveva questa sorella, che aveva questa sorella, il fratello di lei, che era cognato di se stesso, era cognato di se stesso. Per essere cognati di se stesso bisogna avere una gran parentela, bisogna essere capaci. E aveva questa zia che era, lei faceva la pedicure per piovere, questo per dire che è morta annegata tra gli scogli, sono lavori che o li sai fare o fanne dei più semplici, poverina, che stava col marito. E il nonno la vide col fratello, non mi si chieda un nome per favore, perché forse dentro c'è anche il nome poi di quell'altro. Loro, che aveva la cognata del figlio piccolo, che aveva un figlio grande, che dicevano allora, e diceva allora loro, lui poverino faceva il collaudatore di attimi, collaudava gli attimi, che in un minuto non finiva di lavorare, poverino. E gli dicevamo, ma riposati un attimo, e lo devo collaudare, dico, allora fai quel che vuoi, fai quel che vuoi, ma cosa ti devo dire? Poverino, era sconvolto che un giorno, senza la sorella, col fratello del padre, che non aveva più, quindi era, poverino, era pur sempre, lui gli disse, mi fanno male le gambe. Le gambe mi fanno male. Dico, allora, se sai che ti fanno male, perché le mangi? Questo è quello che ti chiedo. Se sai che una cosa ti fa male, non la devi mangiare. Non è tanto la gamba che se va giù, è che se si piega il ginocchio, l'esofago. Ma cosa sto a parlare con te? Che non ti conosco neanche, non ti conosco. E poi è scappato, che lui scappava sempre e poi tornava indietro. E mi ha detto, ah, cosa mi disse? Mi disse, il sole, voglio il sole. Puoi darmi il sole? Dico, il sole? Non ti ho mica chiesto la luna! Dico, però anche il sole mi sembra difficile, un po' impossibile, perché a te non piacciono forse le cose impossibili? Dico, sì. Pensa alla prima cosa impossibile che ti viene in mente. Far fare la ruota a un criceto dentro un cerchione della macchina mentre la macchina va? Vuoi fare la ruota, criceto? Provali. Possibile, però è bello pensarci. È un bel gioco. Vuoi giocare a oh oh? Che gioco è? Oh oh, è un gioco.
devi scegliere tra una cosa e un'altra, non mi sembra difficile, proviamo. Se io ti dico tosaerba o 1 miliardo di euro, tu cosa scegli? Miliardo di euro, e fai male, perché un emiro demente ti ha detto che se gli tagliavi il giardino ti dava 2 miliardi. Vedi? Sei stato frettoloso, però intanto 1 miliardo ce l'ho. No, perché lui l'ha presa molto male che non gli hai tagliato il giardino, vuole 1,5 miliardi di danni o ti do fuoco, vedi? Appena cominciate a giocare sono già sotto di 1,5 miliardo. Cioè, che non è un gioco così semplice. Mela o poggiatesta? Mela o poggiatesta? Poggiatesta, fai male! Perché Guglielmo Tell ha detto che se non vede il frutto non garantisce dove prende. Adesso tu sei con un poggiatesta attaccato a un albero, sta arrivando la freccia, ma non c'è la mela. Sì, ma chi è che va a pensare a un caso così? Lascia stare. Veloce, poggiatesta o chiodo al contrario? Poggiatesta o chiodo al contrario? Poggiatesta mi ha portato sfortuna. Chiodo al contrario, fai male. Perché te ne appena tamponato al posto del poggiatesta hai un chiodo al contrario. Sai che mi fai sudare dentro con sti casi. Veloce, mattonella o cavallo? Veloce, mattonella o cavallo? Mattonella male, perché sei nel deserto un gruppo di predoni ubriachi di mirto che si sono persi in Sardegna da 6 anni, ti hanno circondato e tu sei lì con questa mattonella. Se avessi scelto cavallo, forse ti saresti salvato, forse. Hai ragione, tu sai, forse. Attento, veloce, preferisci cadere da un albero di 20 metri forse su un fienile o preferisci essere su un fienile e vederti cadere addosso una quercia? Sicuramente. Ai che mi viene nostalgia dei casi precedenti, veramente. La freccia, i predoni, mi sentivo più a casa, anche questo qui. Sai, la quercia, probabilmente preferisci, attento, dopo morto, avere problemi appena arrivi in paradiso, proprio lì in portineria, o durante tutta la vita vomitare ogni volta che vedi un pioppo? Sol pensarlo un caso così. Vomitare ogni volta che vedo un pioppo, sai, io vivo vicino a un bosco, quindi anche il patema tutti i giorni. Però passare una vita da Dio, arrivare su in accettazione e sentirsi dire il suo nome non risulta. Non saprei che cosa. Veloce, preferisci scadere, cioè morire il 21 di luglio del 2020 o inciampare tutta la vita ogni volta che cammini in pubblico, però poi morire nel 2022? Oh, ti sono sincero, non sono quei 2 anni che possono stravolgermi l'esistenza. Tra l'altro ho un ematoma che non mi si rimargina appena esco dei predoni che non mi mollano un minuto. Cammino, c'è gente, inciampo, mi giro, un pioppo, vomito, vabbè. Facciamo così. Tagliare la testa al toro e muoio nel 2020. Preferisci tagliare la testa al toro? Oh, ma non c'è un gioco meno cruento? Dove non deve creare dolore o ricevere dolore? Va bene, giochiamo a nascondio. Nascondino? No, è nascondio. È nascondino con Dio. È diverso? È più lungo. Se non lo trovi, è eterno. Cosa vuoi che ti dica? Allora sto sotto io che mi do anche una riposatina, perché guarda che... Conto. 3, 5, 7, 10. Conta bene. 1, 2, 3, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 21, 30... 81, 82, 86, 87, 40, 41, 41, 50, 60, 61, 62, 63, tutti i santi protettori dei numeri, 64, 65, 66, aiutami tu che voglio conoscere 67, 68, 70, 81, 98, 91, 100! Tanadamo! Tanaeva! Nacque così, è la frase, Tanaeva nacque proprio in quel frangente. Anche perché non usciva nessuno, non trovavo nessuno, dice Tanaeva, lei, mai cercato? No. Marco, Matteo, Luca, Giovanni, visti tutti e quattro gli apostoli? San Tommaso, visto lassù? Come non ci credi? Visto? Allora, si può giocare così, uno è dove non è, l'altro dice che non c'è, facciamo così allora, facciamo una seduta spiritica. Io sono un medium, tu? Credo adesso non lascio, per favore. Per favore, per favore. Facciamo una seduta spiritica, mani vicino alle mani.
cerchiamo su questo tavolinetto di evocare una persona morta, una persona che non c'è più. Cerchiamo di... tua madre, che è una prostituta morta, ma mia madre non è morta, non fa la prostituta, è un gioco, stai qui, che è meglio. Vuoi andare? Quercia, Predoni, stai qua che ti fai meno male. Mani vicino alle mani, cerchiamo su questo tavolino di evocare una persona che non c'è più, cerchiamo tua mamma Lilly, la chiamiamo, Lilly ci sei? Lilly, ci sei, puoi sentirmi? Se ci sei, dacci un segnale, se ci sei, batti, batti, se ci sei, batti. E lei capisce molto bene cosa sto dicendo. Allora lei se la prende, si offende, con la forza del destino, sposta un trumò che sta per caderti addosso, ma tu, malato, malato, disperato, no, malato, perché proprio in quel momento ti viene la varicella, in quel momento c'è un tempo di incubazione, te viene proprio mentre cade il trumò, comincia a riempirti di bolle, stanco, sudi, fuggi malamente, inciampi, finisci dentro un pozzo cartesiano, si chiama pozzo artesiano, no, cartesiano, che dice che un corpo immerso a 20 metri di longitudine e a 40 centimetri di latitudine si imbibe a una velocità pari, pari, a una velocità pari e basta. Cioè, non 21 minuti, ma 20, non 17, ma 16. La velocità in cui si inzuppa è pari. Sì, però, ma cosa ti interessa della velocità di inzuppo? Se sei dentro un pozzo cartesiano con la varicella, pensa a quello, non ti distrarre. No, dicevo che non è congruo. Oh, ti chiedo, ma cos'è congruo nell'esistenza? Non mi sembrava pertinente. Voglio sapere da te, c'è qualcosa di pertinente nel vivere? Come cosa c'entra? Cosa c'entra? Come cosa c'entra? Te lo chiedo io. Come cosa c'entra? Dove sta scritto che la varicella non c'entra col pozzo cartesiano? E dove sta scritto che la varicella c'entra col pozzo cartesiano, eh? Dove sta scritto? Sta scritto qui. Si dice sempre dove sta scritto, ma guardiamo quando diciamo dove sta scritto o no? Perché qui c'è scritto la varicella c'entra col pozzo cartesiano. E non c'è scritto solo quello, c'è scritto anche gli uccellini che non sono ancora morti. Hanno lo stesso un becchino? Se noi osservassimo ciò che è scritto, se sei punto da una vespa e scopri che è rubata, ti gonfi tu o il ladro, vedi? Allora, non vorrei che l'uomo vivesse una vita non solo orale, ma anche una vita scritta. Allora mi domando, se noi osservassimo attentamente e vedessimo quello che sotto sotto, senza voler vedere ma cercando di guardare, potendo interpretare dopo morto, invece che farmi cremare, per motivi di lucidità, posso farmi cromare? Ecco, vedi, vedi dove è scritto? È scritto dappertutto, siamo noi che non leggiamo e non crediamo che possa... Esiste il verbo infinire, cioè non smettere mai? Esiste il verbo infinire, cioè non smettere mai? Esiste il verbo infinire? Secondo me esiste il verbo infinire, cioè emater, emater, cesta est. Firmato Cardinal Vimini, mater, cesta est. Pensa questa frase, accoglienza, il fatto di raccogliere. È scritto lì, è scritto lì, è scritto tutto, è scrittura lì. È scrittura lì, è scrittura orientale, magari è scritto lì. Oh, è scritto lì. Posso sacrificare una pecora senza sentirmi dire, beh, è scritto lì. È scritto lì, il bulbo oculare, sono i capelli sugli occhi, è scritto lì. Non vorrei sbagliare. Sbagliare è costituire il movimento dell'errorismo. Gli erroristi sono quelli che hanno costituito il movimento dello sbaglio e forse se noi osservassimo 120 per 90, questa è la... grandezza della tela, però se quando parliamo di sollevazione popolare ci chiedessimo perché la gente si ribella, sollevazione popolare per vedere cosa c'è scritto sotto, se noi osservassimo l'invisibilità di certa scrittura scatacombando, stombando la benedetta realtà e leggessimo altre grammatiche, spranga quando è solo una parola fa più male? Si dice che le parole fanno più male dei fatti. Nel caso di spranga, secondo me sono vicini un po' i mali di tutte e due. E c'è scritto inoltre, durante una corsa di capelli è così facile scoprire chi è in testa. Ecco, vedi,
Il sottoscritto? Il sottoscritto, e non parlo solo di questo ego o di questo io. Con sottoscritto intendo proprio quello che è stato scritto sotto di me. Se io riuscissi a guardare oltre il quadro. Noi cerchiamo sempre i quadri della situazione. Ma perché non andiamo a guardare oltre il quadro della situazione e non proviamo a... Chi può volere la morte dello struzzo? La talpa, che per 20 anni se l'hai visto entrare di testa in tinello, adesso basta, basta, basta. Si può convincere un elefante ad andare in vacanza in Costa d'Avorio? Ecco, vedi, vedi? Lo stato umano è uno stato sotto dettatura. Forse l'uomo è sotto dettatura, ma di che cosa? La dettatura? La dettatura della scrittura, del pensiero. Non è l'uomo il portatore del pensiero, è il pensiero che è l'arte, è la scrittura. Noi non siamo autori, siamo autorizzati dal pensiero, dalla scrittura, dall'arte, a raccontare ad altri. Siamo come dei caronte che portano dal bene al benissimo, siamo degli sherpa che hanno il privilegio di capire, ma non siamo scrittori, siamo scritturati, non siamo autori, siamo autorizzati. Come si fa a dire che un poeta sa scrivere sull'uomo? Io ho scritto qualcosa sull'uomo, non nominare il nome di Dio in vano, ma se sai il cognome, oh, puoi provarci. E in fondo noi non siamo solo scritturati o autorizzati, siamo scritti. Forse l'essere umano è scritto dalla testa ai piedi, dai piedi alla testa, dal lato, dal sinistro, dal centro. Siamo scritti nei risvolti dell'interno, siamo scritti anche nei risvolti. Ad Agadir, qui c'è scritto ad Agadir. Chi da Agadà? Vedi? Ad Agadir. Chi da Agadà? Chi dice vado ad Agadir, va bene, ma chi da Agadà? Forse noi non riusciamo, voglio guardare, in contumacia, Shishia, vedi? In contumacia, Shishia, dice, è stato preso in contumacia, ma Shava, questo io voglio sapere, non tutti possono essere scritturati o autorizzati del leggere l'invisibile codice. Diciamo, posso, 50%? Dico 50%, potrebbe essere anche, escludiamo sicuramente dal 50%, escludiamo gli anziani, le donne incinte, i neonati, i bambini di età scolare, i vecchi, che poi sono gli anziani un po', le donne incinte in età scolare, i neonati vecchi, sono casi, ho detto 50%, ma potevo dire anche un quinto della popolazione. Un quinto, la frazione di 5 è la frazione 1, se noi resta 4 della popolazione, o 2/5 della popolazione. Cioè, se sempre la popolazione è 5, questa è un'altra popolazione. Facciamo sempre la stessa popolazione. Se questa popolazione 2/5, i 3 della... Che avevo detto 50%, che andava già così bene. Andiamo a fare. Facciamo l'esempio classico, esempio scolastico. Prendiamo una torta, più semplice, una bella torta, la torta degli esempi. Prendiamo una torta, dividiamo in 10 parti. Facciamo un esempio migliore. Prendiamo 10 torte. Perché devo prendere una torta e dividere? Facciamo un esempio più semplice. Prendiamo 10 torte. Prendiamo un mezzo per trasportare queste 10 torte, perché non è che io possa girare sempre. Prendiamo un mezzo e metà automobile. Diciamo, prendiamo due mezzi, che è uno. Per sicurezza prenderei 4 mezzi, cioè 2 automobili. E metterei 5 torte dentro una e 5 torte dentro un'altra, per sicurezza. Chi guida? Abbiamo degli anziani, delle donne incinte. Adesso qualcuno mi darà una mano in questo esempio, non è che posso fare tutto io. Trovo le torte, decido l'esempio. I due noni li mettiamo alla guida, i due noni. Un nono di qua e un nono di là, e guidano loro. Che guidano loro e ci tranquillizziamo. E poi una parte, l'altra non parte. Vabbè, io non posso... Non posso però fare il pieno, trovare le macchine, bisogna che qualcuno comunque in parte, dico, almeno, i tre quinti, ci sono 3/5, sì, perché i due noni si sono messi a correre in macchina e fanno una gara, e adesso ci sono 3/5, 3/5 ci sono, come posizionamento, sì, cioè primo, secondo, terzo e quarto, regolare, poi ci sono 3/5, uno sopra l'altro, si sono piazzati a Castello, si sono piazzati. Ma che corsa è? Devi vedere i 17 sedicesimi. 17 sedicesimi? Ma quanti iscritti ci sono? Se non abbiamo una montagna russa, come faccio? È un podio? Come facciamo? No, perché dico, in parte... Tra l'altro ho dei ragazzi che devo portare a scuola, ho delle donne incinte. Non riusciamo a interrompere questo esempio? Sei sesti? Io non faccio la gara, sono quello dell'esempio. No, sei sesto. Allora, o me la metti singolare, sei sesto, o se no mi dici, siete sesti. Perché mi chiedi se sei sesti? Sei sesti? I sei sesti? Non so, adesso non seguo la corsa, c'avevo un esempio. Siete
Se è plurale, siete sesti. Se no, singolare, sei sesto. C'è uno spagnolo. C'è uno spagnolo in gara. Siete ocho, dice lo spagnolo. Che siete in troppi, dice lo spagnolo. Che tra l'altro è secondo. Appena entrato è già secondo. Che, poverino, è morto uno anche dei due nonni. Morto adesso, poverino. Che, sai, non puoi, 90 anni, 300 giri di pista, 700 iscritti. Poverino, gli ha messo di dentro che non lo potevi neanche dire. Che li fai? Di 5, li prendi 2 e li porti via. Li siete sesti. I sei sesti, siete, occhio che siete, in quanti siete? Lo spagnolo dice siete, dico siamo, non è che ripetendo la frase capisco di più, invento, io invento quello che voglio, stai in argomento tu, noi siamo tutti inventissiamo, siete nani, perché? Oh, siete alti voi, no, dico, siete voi bene? Un po' siete, ma adesso personalmente io, se loro, comunque sembra che ci sia alla guida un bimbo di un mese, adesso non vorrei dire, ha partorito, si sono rotte le acque, un giro di dolci incredibili, adesso io se posso per un attimo interromperei l'esempio, poi vi tengo comunque informati sul punteggio della corsa, facciamo un esempio più semplice, prendiamo una frazione di lodi, un paese di complimenti vicino a Milano, facciamone uno più semplice. Prendiamo una vasca, la classica vasca scolastica da esempio. Se una vasca si riempie in 20 minuti erogando un litro al secondo, in quanto tempo si scarica la vasca se chi fa il bagno è alto un metro e un tappo? Ecco la domanda. Alla quale ci saremmo dovuti... 27, sì, siete... C'è lo spagnolo che è a 3 secondi dal bimbo di un mese, adesso poverino, c'ho della gente da portare, che sembra che sia morto anche uno... C'è una macchina ferma. Comunque, dice, per quanto riguarda gli uni, possono pensare che questo esempio, gli altri possono dire gli uni. Ecco, dico sempre gli uni. Quanti sono gli uni? Che noi diciamo gli uni e gli altri. Adesso, gli altri sono gli altri, ma gli uni. In 111 gli uni è facile, sono 3. Ah, ma in 111. Ma in 2712 periodico alla seconda, è lì? Perché 111 sono capace anch'io. Gli unni, bisognerebbe chiedere a quei bastardi, barbari, venduti, chi? Gli unni, quelli sono gli unni, non confondere, sono sempre unni, anche gli unni, sì, separatisti, si sono scissi, sono, attaccano da soli, si chiamano uni, perché loro vanno di persona proprio, non... Gli unni sono, si sono separati dagli unni e vanno casa per casa, meno aggressivi, però... Ci siamo attaccati dagli unni, sono gli unni, ah, falli salire. Allora dice probabilmente, a differenza dei loro amici i cenni, sì, sono degli unni che attaccano in un modo particolare, lo dice la parola stessa, i cenni meno aggressivi ma incisivi. I cenni danno quell'idea però insieme, se noi, comunque, adesso esempio più, esempio meno, terzo è lo spagnolo adesso, a seconda... E il bimbo in testa da 3 giri, diceva probabilmente se, adesso uno dice degli esempi tuoi fai quel che vuoi, a per me, quanto fa a per me? Sono delle vite che ci dicono a per me, abbiamo la soluzione di questa moltiplicazione a per me? Dice ce l'avremo a meno che! Possiamo sottrarre che ad A, dopo anni che ci hanno detto che non possiamo sommare mele a pere, dice occhio per occhio. Ecco, qual è la somma della vendetta? Occhio per occhio, devi moltiplicare dente per dente. Adesso comunque, se A dell'incredibile, sì, ma non glielo presto. Non, me lo tengo per me. A dell'incredibile, me lo chiedono tutti. Ma no, probabilmente se, è finita adesso la corsa, lo spagnolo è uscito. Comunque, volevo, interessa neanche a me, lo dicevo proprio per... In fondo l'esempio si potrebbe spiegare poi in un secondo, adesso un secondo è un po' poco, si potrebbe spiegare in un secondo, in un minuto, che poi son 60 secondi. 60 secondi si chiama minuto primo, vabbè, allora è il minuto che ha vinto, no, non c'entra con la corsa, si chiama minuto primo perché anche lui probabilmente si vede che
gli altri sono più in... Più in oh. Comunque, 60 secondi fanno un minuto. Un primo è fatto di 60. No, non ci siamo capiti. Io non ho ordinato niente. Ho detto, no, forse ascoltava senza ascoltare. Ho detto 60 secondi e 60 secondi un primo. Sì, è un matrimonio tra cretini. Chi è che ordina 60 secondi è un primo? No, ho detto, ho chiesto. Avrei voglia di tornare a fare l'esempio della corsa. Ho chiesto, lei guida, ho chiesto se riusciamo, dicevo, mi dica allora, in quanti secondi arriva un primo? Allora, così, vede? 30 primi, comunque quel che ha lo portica e siamo, guardi, sono al dolce da tutta la gara, delle fette di... Ascolti, no, troppo piccola. Un millesimo di secondo è una pietanza, già faccio fatica a vedere un secondo normale, si figuri, un millesimo di secondo, non stia a portare niente, piuttosto la camicia quadrata di 8, ecco, qual è matematicamente, tra estetica e matematica, la camicia quadrata di 8 è orrenda la camicia quadrata, beh, era poi quello che guidava, è sporca, ma lui quando è salito, chi è che pensava in un esempio, dice tutto sommato, io mi sento in questo momento tutto sommato, perché uno, dopo un esempio così, come stai? Tutto sommato, ti senti proprio aumentato, ti senti sommato numericamente. Decimato. Mi sento decimato come i numeri. I numeri si dividono in decimati, decimali, no decimati. Quando li usi troppe volte, sono stanchi, non ce la fa più. Ci sono dei tre stanchissimi, dei tre... Decimati, numeri impossibili, circa 100, meno di 60, 50, poco meno di 3, 80, sull'ottantina, numeri impossibili, moltiplica per quasi ottantina, vedrai, i numeri romani, 7, 15, 12, 21, i numeri imprevisti, che bella casa, 12! Cosa c'entra? È imprevisto, si è infilato in un discorso dove non c'entrava. Si chiamano imprevisti per quello, ma che occhi belli ha tua figlia, 33! Cosa c'entra? Lascia stare, escono dalla numerazione e vanno nella letteratura, sono numeri fatti così, numeri incredibili, questo è incredibile. Dice poi incredibile, vedi l'attenzione, poniamola l'attenzione, incredibile. Cos'è incredibile? Dice, fatti venire in mente la prima cosa incredibile che ti viene in mente. Ho il diabete, leccando la suola di una scarpa di un portiere d'albergo guarisco dal diabete. Incredibile. Tu la prima cosa che ti viene in mente, pensare a cosa incredibile, è uno che col diabete leccando la suola diventa, guarisce. È incredibile. In effetti. Però mi chiedo, incredibile o impossibile? Perché c'è una differenza non lieve. Incredibile vuol dire che nessuno ci crede. Impossibile vuol dire che non può succedere. Allora, adesso, nel caso del guarire dal diabete leccando la suola su un portiere d'albergo, è impossibile o incredibile. Bisognerebbe che qualcuno col diabete avesse mai... Allora, vedi che il dubbio ti viene, dici, ma dai, vuoi che guarire dal diabete... Hai mai provato? Io è un sistema che ho studiato, si chiama sistema AFAI, abbinamento fantastico, apparentemente incredibile. Abbini un'invenzione alla soluzione di un problema fisico o psicologico e vedi cosa... sistema AFAI, polizia, portiere d'albergo, ma ha rubato qualcosa? No, potete non crederci, scivolato sotto il tavolo, mi ha recato le scarpe, ha detto sto bene, adesso sono guarito. Hai la cirrosi epatica, sistema AFAI, basta che un tuo cugino metta un dito dentro un neon acceso e tu guarisci dalla cirrosi epatica. Dai, è incredibile, prova! Dai, ma vuoi che uno chiama il cugino, portalo lì, convincilo, non ci vuol venire, lo tiri, perdi del tempo, perché a guarire la cirrosi epatica con i sistemi classici ci metti meno? Allora osa, fai l'impossibile per vedere l'impossibile. Poi perché quello di un cugino? Come perché? Quante volte appena uno sta male arriva il parente e dice dimmi cosa posso fare per te, faccio quello che vuoi. Per favore, puoi mica provare a mettere un dito dentro un neon acceso? È l'incredibilità che diventa credibilità. È il sistema AFAI. Ma esiste?
Ogni volta che uno non sta bene, tu ti dici, ce la fai, ce la fai, ce la fai, vedrai che ce la fai. Allora è confermato, la fai, ce la fai, confermato. Quante volte durante un funerale mi sembra di sentir pensare, farei qualsiasi cosa perché il morto risuscitasse. Sistema fai, basta che tu, durante la funzione funebre, sul microfono dica, per 70 volte oggi ho dato fuoco a un barboncino di nome Lucio, oggi ho dato fuoco a un barboncino di nome Lucio, oggi ho dato fuoco a un barboncino per 70 volte. Le prime 5-6 volte te lo fanno anche dire. Vedrai che verso la decima volta che tu dici oggi ho dato, Chirichetto ti guarderai, parroco ti si avvicina. Io ne conosco uno bravo che veloce, veloce, è riuscito a dirlo 40-45 volte. Oggi ho dato fuoco a un barboncino di nome Lucio, oggi poi l'hanno incantonato dentro il confessionale. E gliene hanno date tante, ma gliene hanno date tante che non è riuscito a dirlo 70 volte. E difatti nessuno è mai risuscitato. Il sistema FAI è fatto così. Pensa se facendo mangiare della crema chantilly a una marmotta riuscissimo a far ricrescere le dita a un calvo. Pensa, il calvo cosa se ne farebbe poi di 10, 12 dita, 14, che lui ha ben altri problemi. Lui. Stiamo studiando, non siamo ancora proprio alla perfezione. Il sistema FAI va migliorato. Quante volte da bambini i nostri figli avevano sangue al naso e non smetteva. Vuoi che tuo figlio non abbia mai più sangue al naso? Sistema FAI. Parcheggi la tua macchina in un casello autostradale, chiudi il motore, chiudi la macchina, la lasci lì e vai a casa e ti accorgerai che tuo figlio non ha più sangue al naso. Certo, quelli dietro di te in autostrada cominceranno a suonare, diranno deficiente, perché l'hai parcheggiata lì? Tu dirai, sistema affai. In questo modo mio figlio non sanguina più il naso. Loro ti diranno, se entro 5 minuti non la sposti da lì, vedrai che comincia a sanguinare il tuo, affiotti. E il sistema FAI ti dà la controindicazione risolutiva per risolvere il problema. Vuoi che nessuno in autostrada si arrabbi mai con te? Sistema FAI. Basta che tua moglie di notte tagli i capelli a tuo figlio e se li mangi. Vedrai che tu potrai tornare a casa sereno. Ci sarà tuo figlio sulla soglia, giovane scrittore, calvino, completamente disperato. Tua moglie che sputta peluria tutta la notte, però avrai osato. Sarai andato oltre, avrai provato l'incredibile, sarai andato al di là, sarai. Avrai provato l'indicibile, os. Piscia dentro il serbatoio di una moto e vedrai che una casa smette di bruciare. Quante volte davanti a un incendio tutti a dire farei cose assurde per... E lì c'è una moto! Col tappo aperto. Perché il tappo aperto? Casa che brucia. Tappo aperto, benzina, abbinamento fantastico, apparentemente incredibile. Dice, ma dai, vuoi che io facendola dentro, prova! Una volta hanno provato, la mattina dopo poi la moto non partiva più. Vuoi sapere perché la moto non parte più? Chi è stato? Dai fuoco alla casa del vicino, vedrai che te lo scopri. È un sistema fatto così. È un sistema difficile. L'uomo deve essere capace per capire l'altro e l'oltre. Capace cosa vuol dire? Finché crediamo che è capace vuol dire saper fare, non abbiamo capito nulla. Capace non vuol dire cosa sai fare. Un baule capace, cosa sa fare? Capace vuol dire saper contenere di più, più largo, più vasto. Ecco, allora la capacità dell'uomo è contenere l'incredibile, l'impossibile, l'indicibile, l'incommensurabile. Le regole, cioè le norme, ma anche le norme, la grandezza. Certo, non è umano. Il sistema FAI non è un sistema umano. Con l'umano, però, abbiamo già visto, i risultati sono questi. Con l'umano si fa poco, la guerra è umana, la violenza. Allora passiamo al lato sovrumano. Questo è il grosso problema. L'uomo ce la può fare? Non è difficile? No, è complesso. Meglio complesso di difficile. Suona anche e ci intrattiene, ma... L'uomo, che non mi interessa, l'essere che mi interessa, deve chiedersi, sono pronto? Questa è la domanda. Sono pronto? Questo si deve chiedere un essere. Sono pronto? Ma pronto? Pronto, pronto? Pronto? Centro Orfani Ottimisti? Sei tu, papà? Un arabo rispose, couscous, cioè cosa cosa? Ho capito bene? Entrammo in banca alle 8, uscimmo alle 8. Come mai? Eravamo io dietro front. Dietro front, lo dice la parola stessa, sta poco nei posti. Lui, poverino...
È indeciso, dubbioso, il più grande dubbioso e indeciso che abbia mai visto nella mia vita. Mi ricorda la prima rapina che fece in banca, uno strazio, entrò in banca e disse, mani in alto. Tutti dissero, detta così, non... Questa è una rapina, per molti, dice, ma secondo noi, sì. Calzamaglia fino all'ombelico, pistola, sì, vedendo lei il dubbio viene. Non vi muovete? Ma cosa? Ma lei? Ma io pensavo sì che vi muoveste, ma non... fermi tutti? Uscì il direttore di banca e disse, allora, ci dividiamo in due gruppi. Una parte fa quello che dice lei, prova quello che doveva provare a casa, lo prova qua. Gli altri però invece vanno avanti a fare le loro operazioni, se no perdiamo la mattinata di lavoro per uno che non ha provato e non ha deciso. Allora ragazzo, o la fai sta rapina o non la fai. E va con Dio. E dici dov'è che è tanto che lo stiamo cercando. In banca c'era anche lei, la donna che si accontentava. E vabbè. E vabbè. Era modesta, modesta, modesta. Ma grande, grande, grande. Insieme ad Eva Beh c'era tutto il paese. C'era Don Touch, il prete che non potevamo toccare. C'era Don't Worry. C'era Molly con sua sorella. Se Molly le prendi. C'era Ano, il garagista con pochi posti auto e male illuminati. Era il soprannome che gli avevamo dato. C'era così tanta gente, ma così tanta gente da perdere la cartella e non trovarla più. Perché si dice da perdere la testa? Perché uno deve vedere una scena così cruenta se c'è tanta gente? Non è più dolce forse dire, tanta gente che ho perso la cartella. Sì, vaglielo a spiegare alla maestra il lunedì, che tu il sabato hai finito i compiti e la domenica hai perso la cartella perché c'era tanta gente. Arrivi a scuola lunedì senza testa, lei dice, oh, guardi, c'era tanta gente che ho perso la testa. E lei, oh, decapita, può decapitare. È decapitato, cosa vuoi che ti dica? È tutto pazzo. Ah, questo è vero. Intanto bassa marea, la sirena nana dell'oceano, era in clinica a rifarsi i gomiti. Di solito ci si rifà seni, labbra, glutei. Lei voleva rifarsi i gomiti, li voleva più a punta. Strano, perché era una donna già bella, era già bella. Dire belle po', dire belle po', dire belle po', belle po'. Inventò anche un'epoca storica, una donna di una bellezza da togliere le scarpe. Perché si dice da togliere il fiato? Diciamo da togliere le scarpe. Perché uno deve avere un enfisema a causa della bellezza? Non è più dolce dire era talmente bella che mi sono tolto le scarpe. Dice, guarda, quello è a piedi nudi, cosa avrà visto? Allora vedi, intanto in paese c'era una strana tensione. In paese arrivò un boia che andò al bar e disse, un cappuccio, per favore. Perché? Perché c'era un'aria strana. All'Italia, che non è una hostess, ma l'abbiamo chiamata così, l'abbiamo chiamata perché aveva l'alito pesantissimo, diceva all'Italia proprio, era il suo soprannome, aveva un fratello che si chiamava Lele, che noi tutti chiamavamo l'elemosina. Perché ogni volta che gli dicevamo, possiamo chiamarti confidenzialmente Lele? Lui diceva, per carità, dico, allora, l'elemosina vedrà che ti va benissimo. Il povero l'elemosina venne ucciso all'aeroporto con una fucilata in fronte, venne ucciso al check-in. Gliel'avevamo detto tante volte, Lele, quando arrivi da un viaggio o da lontano, non stare lì delle ore a dire niente, la dichiara, apri, dai prima un'occhiata se c'è una finestra aperta con un fucile che sputa, con un cannocchiale, perché vuol dire che sei al check-in. Allora invece di dire no, qui scappa zigzagando, che è più facile che non ti prenda. Morì lì, davanti a una capiniera antidroga. Avevano finito i cani. La capiniera antidroga è più laboriosa come ricerca, però faceva il suo lavoro, poverina. Intanto, come in ogni paese che si rispetti, anche il nostro maniaco, anche noi avevamo un maniaco. Lo chiamavamo il soldato petomani. Era un uomo in questa posizione tutto il giorno dietro un cespuglio. Lo chiamavamo l'accovacciato delle siepi, poverino. Un giorno gli si avvicinò uno che disse, buongiorno, sono venuto per la lettura del gas. Mi ha fatto a trovarmi, disse lui. In quell'attimo arrivò un generale in alta uniforme, questo sì, un militare
che disse: soldato! Attenti! E lui disse: cosa? Sono anni che ci dite attenti, ci dite da dove arriva la roba o no? Attenti! Ubbidire, marciare, combattere, ubbidire, marciare, combattere, uno, due, uno, due, ubbidire, marciare, combattere, combattere, ubbidire, marciare, uno, due, ubbidire, marciare, combattere, e ubbidire, uno, due, no, due, no, due, uno, due, no, due, ubbidire, no, due, due, no, uno, 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 è meno bello, uno, uno, però se due, no, sicuri, due, no, uno, uno, neanche uno, e solo no viene schifoso così, no, no, no. Obbedire, marciare, combattere, no, 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 due, no, 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 franco sinistro, sinistro, e franco destro, destro, e chi sono? Franco sinistro e franco destro. Sono due gemelli, se non li dividiamo non capiamo mai chi è l'uno e chi è quell'altro, franco sinistro, sinistro, e franco destro, destro, strano esercito, sinistro, destro, avanti Mark, Mark, hai visto, Mark, è un amico di Franco, Franco, destro, destro, Pietro Front, Pietro Front, è amico fraterno, anzi fratello di Marco, gemello no, se no avremmo messo Franco e Marco e destra, sinistra, Pietro, detto Marco, destra della fuori, no, due, mo, assolutamente, non se ne parla, no, 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 Franco destra, destra, Franco sinistra, sinistra, ti parla di fare che va di Pietro, vuole finire bene, Marco, Franco, di Pietro a destra, vuole finire con la sorella, ti rifine, stasera, non ho capito, di uscire da Franco con le mani della sorella, non ho capito, riusciamo a uscire stasera con la sorella di Franco? E ragazzi, si levò, che arrivava, si rivende, chiedesse, destra, quello, no, non se ne parla, Crivini, compagnia, ne abbiamo, allora passo dopo. Marciare, combattere, quello finito che desidera, marciare, obbedire, combattere. Caricat, scaricat, caricat, scaricat, caricat, scaricat. È un esercito o un corriere? Scaricat, caricat. Porzione, numero 5, tira Franco, destra, sono uscito io, sorella, Pietro, Friotti, Mantro, sette le file, Bartone, Scarpone, battaglione, battaglione, soldato semplice, sì, però un bel carattere, dietro front, cioè nuca, dietro front, dico nuca, dietro front, allora nuca, due, Franco, destra, che sorpresa, destra, uno, ecco, puntare, Reneva blu, voilà, sette rosso, oh peccato che avevo puntato su Frank, destra, vedete voi, Mark, due, se ne parla, no, sinistra, Pietro, visto io la sorella, è morto Frank, destra, allora, non la tenete, ho dei risparmi però, tocca, prendete, hotel, però, se dietro front, tempie, dietro front, se fa, arriva, alla fra, oh, come, c'è un pezzetto, ui, not fail, al passo, coi tempi, ci adeguiamo, vitto, vitto, vuole venire sera, posso tornare nel cespuglio? Sì, oh. Aveva fatto il militare in 5 minuti, meglio che tutto un anno, però 5 minuti per fare le cose bene è molto concentrato. Per fortuna arrivò uno dei 12 a posto che disse buongiorno, buongiorno, tutto bene? Bene, bene, a posto, a posto. I 12 a posto sono dei giovani che vanno in giro per i quartieri a vedere se c'è bisogno di qualcosa, se si può aiutare, se si può dare la mano. Si chiamano i 12 apostoli proprio perché quando arrivano loro, a differenza dei cugini, i 12 apostoli che cercavano di indottrinare e dire dovete pensare come noi, i 12 apostoli erano molto più alla buona. Loro giravano, tutto bene, mio fratello aveva un problema, a posto, a posto. Sì, perché io avrei posto, a posto. Arrivò uno vestito da militare, che sembrava un militare, un generale. Era 10 minuti che non lo vedevo, ormai ha fatto il militare in 5 minuti, una vita. Questo pluridecorato, un eroe, diciamocelo, senza, non vorrei
Era mutilato di guerra. Senza una gamba? No. Senza un braccio? No. Senza un occhio? Sì o no? Il suo problema era l'occhio. Lui aveva un merlo sull'occhio destro. Lui aveva un merlo sull'occhio destro. Ma sotto l'occhio? Non lo sappiamo. Sinceramente, l'avesse di vetro o non l'avesse, lui aveva sto problema. Lui aveva un merlo sull'occhio destro, attaccato al merlo un luccio, e attaccato al luccio, dentro la bocca, proprio incastrato, un mandarino. Lui aveva questo problema. Non so se fosse stato meglio non aver l'occhio del tutto, però, sinceramente, lui era messo così, poverino. Sto merlo, attaccato al merlo il luccio, e in bocca sto clementino, non grande, siamo sinceri. E ogni tanto, poverino, lui, ridotto così, si toccava l'altro occhio, se lo fregava continuamente e diceva: ragazzi, scusatemi, ma cos'ho in quest'occhio? In quello? Tu hai visto? Ti è capitato di vedere cosa c'ha in quell'altro? No, poverino, lui non si era mai visto. I militari, gli specchi durano il primo giorno, poi fanno la guerra, gli specchi vanno rotti. Poverino, non dice, sento un odore di pesce. Luccio. Noto che c'è sto odore di mandarino. Il clementino. Non capisco l'altro, è merlo, l'odore di merlo. Poverino, disperato era. Una famiglia integerrima, una famiglia, il fratello, generale, eroe anche lui, pluridecorato, stesso problema, ma magari lui aveva un daino su questa parte. Pensa un po', attaccato al daino una seggiola, sulla seggiola un termosifone acceso, quindi lui andava tutto in avanti e sudava perché era acceso. Aveva neanche il tempo di grattarsi l'altro occhio, poverino, lui sempre giù così. No, ma dico io, ridotti, non so neanche se, tant'è che uno dice, ma un buon oculista ce l'avevano? Addirittura lì non ci vuole neanche uno buono, lì ci vuole un oculista. Sì, lì non ci sono dei gran strumenti. Lì uno guardando la cosa, un daino dà nell'occhio, te ne accorgi, non è mica. Se non devi dire ho studiato qui, ho studiato là. Loro però avevano un oculista che aveva una certa capacità. E allora perché? Ma non si seppe mai quale capacità. Chi dice, guarda, io ho un oculista che ha una certa capacità. Beh, bene, allora non ti può. Ma non sappiamo qual è. Dice, come non sappiamo? Ha sta capacità, ma qual è? Dice, riesce a infilarsi 30 capperi in una narice e 30 nell'altra e respira da Dio tutta notte. Che capacità? Sì? Però se vuoi farlo oculista ti serve poco. Allora, cerchiamo di concentrare le capacità attinenti all'utilità del momento. Dice, io ne conosco uno che riesce a leccare la testa delle persone senza capelli, senza salire su una scala, si butta e lecca la testa. Che capacità, sì, però se fai l'oculista, mi dici cosa ti serve? Io ne conosco uno che mentre si... da quello? Dice, è un uomo buono, ma a nulla, perché abbiamo sempre il problema, dice, ma è un uomo buono, ma a nulla. Bisogna che sia buono, ma non a nulla. Come oculista, però, una cosa la sapeva fare, siamo sinceri. Lui sapeva in una maniera tutta sua quante diottrie mancassero ai suoi pazienti, lo sapeva con un sistema incredibile e infallibile. Lui chiudeva per delle ore in bagno, quasi per 24 ore in bagno chiudeva. Poi dopo 24 ore bussava e chiedeva, vi manca moto? Quanto vi manca? Allora loro dicevano 3-10, allora lui, via i capperi, e via, era a posto. Guarda che se riusciva, poverino, solo che morì, lui morì. E quando morì, la cosa mi colpì. Cioè, morì lui e la cosa colpì te. C'è un gioco di sponde del destino. Muore lui e resto colpito io. Mai restare colpiti se uno muore. O stai basso, allora ti stupisci. Ma star colpito, no. Lui morì, come tutti i militari, di colpo, di colpi, di colpi. Come muore i militari? Di colpo, di colpi, di colpi. La cosa che mi lasciò interdetto era quello che c'era scritto sul referto. Sul certificato di morte. C'era scritto una frase che io avevo sentito già milioni di volte, ma quella volta mi suonò completamente diversa. Sulla carta c'era scritto: il cuore non ha retto. E io pensai, non fa una piega. Non ci avevo mai pensato, il cuore non ha retto. Se il cuore avesse un retto, praticamente tutta questa parte sarebbe inutilizzata, anche brutta da vedere, sarebbe... Pensa se un cuore avesse un retto, pensa quante volte durante un'operazione un medico ti dice, lei è il marito, sua moglie, brutta notizia, il cuore non ha retto. Dico, guardi, la notizia a me sembra molto buona. Perché
mia moglie mi ama, mi adora, metta che avesse il cuore con un retto, metta che un giorno scoppi d'amore, si rende conto? Perché la scienza fa la ricerca, poi non pensa alle conseguenze, chi deve pulire. Ecco che cosa. Allora, ci sono casi in cui un cuore ha retto. Se uno è al sesto piano, un davanzale viene spinto giù dal sesto piano, e allora il cuore, nel senso, si incassa quando cade, si incassa anche quando lo spingono, perché uno si incassa. Se ti spingono giù dal sesto piano, ti incassi già da quando stai andando in giù. Ti dai un'incassata che cadi. Però non ti puoi mica incassare solo il cuore, che ha un retto, ti incassi anche la spalla a caviglia e il ginocchio a insomma, non è che uno cada solo da una parte di busto e il resto lo mette via. Bisogna, tant'è che mia moglie non vorrei che fosse caduta dal lettino perché mi si è scorciata di 40 centimetri, non vorrei che è il letto molto alto, però quanto alti li avete? Dice due piani, alto, il letto è al secondo piano, ma al secondo piano come piano o è al secondo piano proprio solo il letto? Perché poverina, forse... L'avete spinta, avete provato la pressione quando è morta? Perché adesso non vorrei analizzare il tema di questo monarca dell'esistere, che è resistenza, di questo R apostrofo esistenza. Questo io non ho la verità in tasca su un argomento così, però, dato che voglio proprio vedere se, guarda, pagina 161, guarda, vedi? Tanto tutta pagina 161, sono 300 pagine, ma le notizie sono tutte raggrumate. La moschina che va e che viene adesso però basta, perché vedi che poi basta la moschina. Vedi che basta? E guarda che capitolo basta, il capitolo di morte di una mosca. Guarda la subliminalità di questo autorizzato che ha scritto questo e tutte queste altre mosche. E si vede che c'è il funerale della grande mosca. Comunque è fatta bene, basta cercare, guarda, sotto la U, anatomia patologica. Guarda, vedi, basta cercare il male del cuore. Anatomia patologica, viaggi in treno. Mali passeggeri, vedi come fa arrivare al dolore attraverso il male passeggero, quindi viaggio in treno, la malattia è un percorso, e l'amore è la malattia, sei affetto da. Perché si dice affetto da? Perché proprio la malattia ti vuole bene a te, sei affetto da salmonellosi, tu, l'altro no, non è affetto, vedi che concetto karmico, adesso non stiamo a analizzare, andiamo a cercare la malattia cuore, sotto la Q non c'è niente perché il cuore non si scrive con la Q, sotto la C c'è ciuore, e C è ciuore, non si riesce... Non si pronuncia più cuore perché né Q né C, è QCCQ. Non vorrei che fosse poi il nome, adesso non voglio. Comunque ci sono tutte le malattie più assolute, dita concerti, guarda, non c'è quella del cuore. Naso leporino, ciglia che si incendiano perché si vede che uno le chiude in fretta, si addormenta. Chiudile più pianino, non vorrei che fosse autocombustione, se le chiudi proprio, sai, son ciglia, non è che prendano fuoco. Gomito del taxista, questo qui che era poi una volta il gomito del taxista era tennista. Comunque anche il taxista se tutto l'anno... Tiene fuori il gomito, poi c'è il caso del taxista tennista, cioè col gomito di qua e l'altro braccio nell'altro finestrino. Allora qui non è un problema del gomito, è la testa del taxista che non funziona. Dove l'ha la testa? Fuori dal finestrino. Allora qui il problema è generale, è arrivato il generale, vedi c'è tutto proprio la moschina. Asma, vedi, asma, malattia bronchiale orientale onomatopeica, asma. Senti che proprio ti viene nel dirlo. Asma, malattia solo nello Sri Lanka si guarisce. Sri Lanka vuol dire muovi il culo, Sri Lanka, convinciti che sei autoguarisciti, Sri Lanka, va via, sei guarito, Sri Lanka che stai bene, vedi? Pene claustrofobico, questa è una malattia molto per fortuna, ai nostri giorni non c'è più, malattia sessuale molto invalidante, pene claustrofobico, una malattia, Dio santo, in effetti... È un caso molto... Non sta al chiuso, non sta al buio, sì. Di solito, infatti, il paziente veniva visto correre nudo per strada, urlando, e veniva denunciato alle forze dell'ordine che mangiano i bikini. Forze dell'ordine che mangiano i bikini. Ah, la buon costume, vedi che sono loro, guarda. C'è tutto su questo libro, guarda, c'è vitamina dello stupore, guarda sotto la S, vitamina dello stupore, vitamina, vedi proprio, vedi come, e poi questionario, vedi subito la pagina dopo, si vede poi che sono, è una bozza, perché sopra la pagina dopo questionario dice hai un medico di famiglia, infatti si chiede, probabilmente ci sono tutto l'elenco delle malattie, poi uno dice piccolo censimento per dire se hai tutte queste malattie, si domanda, l'ipertesto, ma hai un medico di famiglia? Se sì, barra qui, se no, barra qua. Vabbè, adesso qui probabilmente
ci sono delle cose da correggere. Se invece hai un pesce che attacca l'uomo, barracudo. Barracudo, lo dice. E si chiede il censimento. In famiglia siete composti in decomposizione, sbranati, dice, c'è sto barracuda? Dice il censimento. Allora, chi è rimasto di voi al censimento? Dice, se c'è il barracuda, va là che siete soli, alcuni a pezzi, come state bene? Insomma, dimmi con chi vivi, ti dirò con chi abiti, se mi dai il civico vengo lì, che facciamo prima, evitiamo tutte. Censimento numero 3. I tuoi figli sono più di 3 o 10? Si chiede il censimento. I tuoi figli sono più di 3 o 10? Se sono 10, barra anche più di 3. Giusto, giusto, giusto. Se invece sono solo 3, perché non ne fai altri 7 e dopo barri 10. Sì, questa è per l'incremento delle nascite. Guarda che è fatta bene, vi dice. Si chiede il censimento numero 5. Hai 3 mogli e 10 figli e vuoi mantenere anche la calma? Abbandona, non puoi mantenere tutti tu. O mantieni le mogli, o mantieni i figli, o mantieni la calma. Tra l'altro, scusa, la calma non l'hai mica sposata, che la devi mantenere. Hai sposato la calma, allora te le vai cercando, dice il censimento. E ricordati, vedi il censimento numero 12. Se hai un'età tra gli 11 e i 13 anni, si chiede, ma non ne hai 12, vedi? Si chiede, se hai un'età tra gli 11 e i 13 anni, ma non ne hai 12, ma giù di lì. Ecco, ma giù di lì. Fai il favore di venire giù di lì, per favore. Che da qua non riesco a capire quanti anni hai, ma mi vedi? Chi ti ha detto di andare sul divano che ho appena lavato la sopra? Ascoltami, la tua abitazione è di proprietà in affitto, uso capione, abigeato o cosa? Non segnare o cosa che ti stiano guardando. E adesso solo se sei un muratore, ma giurami, solo se sei un muratore, puoi firmare in calce. Vedi però, dice, vedi che passa, perché mi piace, parla da assoluto, relativo, dall'impossibile all'incontaminabile, dice, fai il muratore, ecco che passa al caso eccezionale, ma reale. Ricordati, il lavoro nobilita l'uomo, migliora la donna, ma sorprende l'eunuco, dice, sta attento, e si chiede, cosa si chiede il testo? Lo immaginavo, se è un muratore eunuco, ecco che mi piace. Prende in considerazione, dice, uno è un muratore eunuco, parliamone. Se è un lavoratore a domicilio, cioè dice, lavori a casa, se è un lavoratore a domicilio, cioè fai il killer, sei un lavoratore a domicilio, cioè fai il killer, ma solo a casa. Sei pigro e se vogliono farsi ammazzare vedrai che venga loro. Io non sto mica qui a 50 anni. Venite. È un caso eccezionale, vedi? Si chiede il censimento. Dice, ma tu lavori col pensiero? Ah, sei un antroposofo, sei un antropologo, sei un professore, sei filosofo. Sei disoccupato, cioè lavori col pensiero, vai a lavorare solo col pensiero. Allora di che sei disoccupato. E che problema c'è? Ti chiudi in bagno, appena bussano di occupato. È una cagata, però. Ma il censimento numero 100, la domanda ancestrale, la domanda più potente è questa qui. Ma tu vivi solo o muori anche? Vedi, guarda che. Qua capiamo se ci sono eterni o no, con questa domanda. Se vivi solo, una croce, se muori anche, se no sei eterno. Vedi? I numeri poi, sei eterno, fa parte. Comunque, adesso. Sembra comunque che lo spagnolo abbia avuto un incidente. Non voglio dire. Comunque, un bimbo alla guida di 6 mesi è cresciuto, ne ha avuto 9 alla fine della gara, quindi voglio dire che forse andava interrotta prima. E si domanda il censimento, ma tu ti diverti mentre lavori o lavori mentre ti diverti? Ma perché non giochi a golf? Gioca a golf, colpisci con vari tipi di massa collaboratrici domestiche, ma cambiala la tua vita, raggiungi la grande meta, la metamorfosi, guarda, sotto la L, altre attività, guarda, tutto l'elenco dei nuovi lavori del mondo, lapid dance, vuoi ballare nuda, torno a un palo in una discoteca, ti tiro dei sassi grandissimi. Vedrai che con la lapid dance ti faccio passare la voglia. Ma questo, qui c'è violenza. Assessore alla pietà, l'intelligenza di questo mestiere. Donatore di idee, con tanti cretini. Ma sai un donatore di idee oggi quanto guadagnerebbe? Perché dobbiamo solo donare organi o sangue? Pensa al domatore di idee, perché alcuni certe idee è meglio che non le abbiano. Vai lontano, stai lontano, via! E lasciala lì che compilatore di eccetera eccetera. Questo è uno dei lavori più complessi, forse al pari del pedicure per piovere. Compilatore di eccetera eccetera deve andare nei libri e dove legge, che so, eravamo io, Paolo, Antonio, Luigi, eccetera eccetera. Lui cosa deve fare?
deve andare a casa dell'autore del libro e chiedergli, scusa, chi c'era insieme Antonio, padre Luigi? L'autore glielo dice, lui ha matita, deve andare in tutti i libri che sono stati pubblicati e compila. Sì, oh, fa che ti piace un lavoro così, eh? Perché se hai dei dubbi, non star neanche il primo giorno, dice il primo giorno di lavoro, no, ma anche il secondo, vedi? Guarda, aggiungitore, questo forse è il mestiere più politico, il mestiere rivalsa, un mestiere sociale, diventa aggiungitore. Fai l'aggiungitore, basta rubare, basta portare via, aggiungi, metti, non togliere pellicce, orologi, oro, tu portane. Fa che la gente quando torna da un cinema che so dica, oh, ci deve essere stato qualcuno in casa, un ladro, ah, non credo, abbiamo 14 televisori. È arrivato l'aggiungitore. Che ne dici? Un lavoro di accompagnamento, diventa maggiordomo della pioggia, sei uno che gli piace la natura e voi diventa maggiordomo, l'accompagni fin giù, prima comincia col maggiordomo della neve che hai più tempo per scendere, quello della pioggia, pedinatore di supermobili, questo è un lavoro, sì, non è un, oh, siamo sinceri, questo non è un gran lavoro, pedinatore di supermobili, soddisfazioni ne hai poche, oh, ce l'hai, ma sì, se si muovono sei il primo te a saperlo, no? Sì, sono casi. E questo forse, questo sì. Questa è la banca dei peli. La banca dei peli è una idea mia, ma è un'idea importante. Si dice sempre, no, per un pelo non ho vinto un concorso, per un pelo non mi hanno assunto, per un pelo non mi fidanzavo con la donna più bella. Beh, la banca dei peli cosa fa? Banca dei peli. Soldi non te ne presta, perché non ne ha più. Banca dei peli ti dà proprio. Dice, guardi, mi sono laureato per un pelo, l'abbiamo noi! Come on. E se un economista mi ascoltasse lo chiamerei credito villoso, che è un'idea oggi che potrebbe, è della parte creditoria. Poi c'è la parte debitoria, dice se sei morto, dice sei morto, dice per un pelo morivo, ah! Se per un pelo mi ammalavo, allora parte debitoria e si chiede poi il censimento numero 2000, se sei morto, bara qui, dice, bara qui, cioè se uno è morto, bara qui, è nato proprio lì la frase, bara qui, adesso mi viene in mente, infatti, lì c'era il daino, perché poi c'erano tutti gli uomini nudi e covacciati, perché qui c'erano le spoglie, infatti, questa era, ecco, mi ricordo, camera mortuaria, le spoglie, gli uomini accovacciati, tanto ci sono sempre degli uomini nudi, finestra sportiva, chiamata così perché dà sull'ultimo stadio, lì, qui c'era la camera iperbarica, dopo Foggia ho detto iperbarica, quindi siamo già nel Salento, e lì c'era il bagno di folla è dove si puliscono le masse, dove si lava la gente, dove si puliscono, bagno di folla, dove ci sono i medici con la testa nel muro, i sanitari, ecco, dove i sanitari, dove c'è, che c'è quell'asse Roma-Berlino, il water più grosso con tutti i soldati dentro, che io non mi siedo neanche. Al primo piano dello stabile c'era la stanza dei concetti, la sostanza. Al secondo piano la stanza di chi si accontenta, l'abbastanza. Giù al seminterrato c'era proprio lui che diceva, oh, tiratemi fuori di qui! E il seminterrato, io ho detto, non so se poi è seminterrato perché qualcuno gliel'ha messo, allora l'abbiamo lasciato lì, seminterrato, l'ha mezzato, morto. Allora, e c'era, abbiamo visto vicino al seminterrato, abbiamo visto un parroco, mai visto un parroco così piccolo? Un parroco piccolino, un parrocchino, sai proprio quando dici, ma quello è un parrocchino, quel parrocchino... Un parrocchino proprio che talmente piccolo che non riusciva a dire messa. Bisogna essere piccoli per non riuscire a dire messa. Tant'è che gli ho detto, vuoi che ti aiuti io a dire messa? Lui, sì. Allora, gli ho detto, messa. Così lo sapevo dire anch'io, dice lui. È scappato, mi è andato a morire dove? Nell'unico campo mimato esistente al mondo. Il campo mimato però non gli è servito perché era ipovedente. Allora, proprio in quell'attimo, ho pensato, ma cosa c'era lì, vicino alla lavagna delle ingiustizie? Cosa c'era? E c'era la vogliera, la gabbia dove mettevamo i desideri che non si usano più, le voglie finite.
la vogliera, vicino alla vogliera dove passavamo le notti d'inverno, aspettando le mattine d'estate, insomma, passavano 6 mesi che stavamo lì e le mattine d'estate aspettavamo poi le notti d'autunno, insomma, passava un anno senza motivo, me lo ricordo, lasciavamo passare il tempo, voleva passare, passava lui, noi davamo la precedenza, noi non invecchiamo e lui passa, per ingannare il tempo che c'era una boscaglia, un giardino pieno di alberi, una piccola foresta piccolina, mi ricordo, facevamo il verso di tutti gli animali notturni, facevamo tutti i richiami, per ingannare il tempo facevamo tutti i richiami, il cardellino, non lo ricordo bene, facevamo l'usignolo, mi ricordo, il gargaro era un usignolo, un cardellino che quando pioveva alzava la testa, apriva il becco, entrava l'acqua e lo chiamavamo il gargaro, mi ricordo, c'era il guaiatè faceva che notti, mi ricordo, tutti i richiami facevamo, l'antitetanica facevamo, l'ultimo richiamo, adesso basta, mi ricordo ancora, e poi c'era, come si chiama, l'uccello percheggiatore, vieni, vieni, buono, piano, pep. Poi ogni tanto ci prendeva, perché è un bosco, non è che puoi parcheggiare, antitetanica, mi ricordo, adesso basta, mi ricordo ancora, come si chiamava, il permesso, mi ricordo ancora, toc, 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 toc. Avanti, fai quel che vuoi, un albero, che notti che possiamo, vieni, mi ricordo, adesso basta, titetanico, come si chiamava l'altro uccello, quello che faceva il più esotico, il c'è nessuno faceva, Paolo, Dario, Carla, Luigi, Alice, Leo, Mario, Clara, Piero, Patrizia, mi ricordo, faceva Sandra, Barbara, Giovanna, Duilio, Carlo, Cristoforo, Cristiana, Mirko, c'è nessuno! La notte intera, se non trovava nessuno. Vieni, 380 metri quadrati di giardino non calpestabile. Abbiamo venduto a un angelo, che l'ha comprato, detto, prendo io al volo, ha preso al volo. E ci si è sposato. E appena sposato disse, se sono rose moriranno. E non era pessimismo, era realismo. Se sono rose moriranno, se no sono di plastica. Poi l'angelo piumeggiando, come fanno tutti gli angeli quando vanno via, piumeggiano, si allontanò e sulla linea dell'orizzonte si girò e disse, e se tanto mi dà tanto? Io dissi, accettalo. Come se niente fosse, come se tutto fosse. Dice, tanto vale, meglio, grazie tanto, grazie. È metafisica tantistica. La metafisica tantistica spiega l'importanza della qualità, ma non toglie valore alla quantità. Come dissero i 3 studiosi fratelli ben oltre, ben di più, e ben venga, i 3 ben. I sensi sono 6, gusto, olfatto, tatto, udito, vista, tanto. E voglio rivolgermi questa sera a Tantalo, al principe del tanto, a sua vastità, sua quantità, sua innumerevolezza. A lui, Tantalo, tu che sai che le vie del Signore sono infinite, dimmi, ci possiamo parcheggiare? Era tanto che te lo volevo chiedere, Tantalo. Tantalo, tu che sai che il segno che lascia in vita la mutanda, perché la mutanda in vita lascia un segno, dimmi, perché nell'aldilà non c'è più? In vita c'è il segno della mutanda e nell'aldilà no. Abbiamo una risposta, Tantalo. Tu che usi boxer e quindi ti siedi adagio, perché quelli sono cani che schiacciati ti riducono e io non so cosa ci sia di comodo in chi porta i boxer. Tantalo, tu che sei una persona che usa gli arazzi solo per bombardare a tappeto, tu che sei stato l'unico ad allevare un piolo che nella scala dei valori ha un significato, Tantalo, tu che usi solo donne porta per sbattere a tuo piacimento, solo per poter dire alla fine di un'avventura con te, ho chiuso, Tantalo. Tu, che sei stato visto orinare sui colle Uganei, dici che male c'è, ma da Rovigo! È la gittata in su che ci ha stupito, Tantalo. Tu che sai avvenire, e non sei come tanti che sono avvenenti, tu sai proprio avvenire tu. Tantalo, tu che sai distinguere i ceceni buoni dai ceceni cattivi e coi ceceni buoni ciceni, tu
che hai sempre qualcosa in serbo per i croati, questa umanità. Tu che sei uno dei pochi a avere leccato migliaia e migliaia di cornicioni, battiscopa, moquette, maniglie, per poter dire casa? Dolce casa, tu! E sei uno dei pochi chirurghi che arrivano ai ferri corti col paziente. Ma come si fa a arrivare ai ferri corti col paziente? Per 20-30 centimetri salta un'operazione. Ma scusa, chirurgo, ma ti fai un po' avanti te o sposti un po' più in qua il paziente? Arrivi ai ferri corti che era già tutto pronto per 13 centimetri, 10, 1. Non si fa così tanto. Tu che hai inventato lo spazzolino da menti per pulire la testa delle cariatidi, che hai vagato quando sapevi benissimo dove andare, questa è arte, che hai cullato soldati tristi con la ninna naia, tantalo, che sai disegnare una vicissitudine, che hai un carattere cubitale, che sai che è nella crudeltà che c'è tanta umanità. Tu che sai pensare in stampatello, che dici che bombardare il fango è da schizzati, giusto, tantalo. Tu che sei talmente generoso che prima del da farsi decidi il da darsi, quasi un altro movimento artistico, tantalo. Tu che sei così preveggente, ma così preveggente che quando meno te lo aspetti. E allora non ti meno più, perché ti devo picchiare se lo sai già. Picchiati da solo, tantalo. Tu che sai cosa dire quando si deve tacere, perché tutti sanno tacere quando si deve tacere, ma saper cosa dire quando si deve tacere, qua è il mistero. Tu che hai visto Matete morire d'un tratto, sotto una mina. Oh, tantalo, tantalo. Che hai consolato gli avventori di una bettoniera senza dire cosa credevate trovare dentro una bettoniera, imbecilli, ma sei stato tantista, tuttista, quantista. E hai detto, volete qualcosa da bere prima dello spettacolo della calcio che diventa strozzo? Tantalo. Tu che sei talmente altruista che quando prendi sonno lo fai per portarlo a chi non dorme. Questo è prendere sonno. Tu che corri con i rischi, che vuoi sapere dove vanno, che vai matto per i sani. Tu che quando sarà ora di crepare, cosa farai? Tu farai il muro, perché creperai, ma starai su. Oh. Tantalo, tu che sai stare in campana e quando suona e quindi ci vuole un timpano interiore incredibile, tu che sei a 200 metri sul livello del male, sta lì. Non scendere, non salire. Tu che se perdi le chiavi di casa te ne freghi perché hai scoperto il trucco. Tu fai il duplicato della porta. Ci stiamo assatanando sul concetto di rifare sempre le chiavi. Ma fa due porte, mettila in tasca, vedrai che quella non la perdi mai, la seconda porta. Tantalo, tu che forse sei stato quello che ha creato il linguaggio più metafisico, forse uno dei codici più surreali, hai inventato il lessico individuale, tantalo. Tu che hai inventato il lessico individuale, l'hai inventato tu il lessico individuale, tantalo. Lessico individuale, lessico individuale. Non l'hai, tantalo, non l'hai inventato, giuro, dopo non ci guardo più l'ultima volta. Guarda, guarda, sotto l'H, vedi che l'altra pagina 161, sotto l'H. Lessico individuale è una lingua dove morte si dice mamma, uomo si dice Dio, chiodo si dice poggiatesta, vedi, non l'hai inventato tu, tantalo. Serbatoio si dice fiamme, cane si dice incudini, cacca si dice scoiattolo, pipì si dice rovigo, di nascondino si dice Eva, cuscino si dice decapitato, daino si dice dentiera, amico si dice acerrimo, mazza si dice cavolo, cavolo si dice fico secco, persona si dice scritturato, uomo si dice albero, donna si dice frazione, frazione si dice lodi, diabete si dice portiere d'albergo, neon si dice cugino, preghiera si dice tantalo, soldato si dice petomane, quadro si dice sollevazione, cielo si dice manna, paura si dice chiesa si dice tac, sapone si dice saliva, mongoloide si dice non è vero, noi si dice io alla N, Edipo si dice dopo, affai, si dice incredibile, vomito si dice pioppo, Trieste si dice zara, dettatura si dice sotto, rilegato si dice palo, autostoppista si dice ciucci, androgeno si dice gruppo, errorista si dice organo vitale, mentre si dice nel. E solo nel si dice nel. Grazie.
24 dalla mattina alle 11 dell'11 e solo fino al pomeriggio del 4, 7, 11 alle 18 comprese, dalle 18 con un intervallo di 10-15 minuti ogni mezz'ora, 40 minuti, eccetto il 10, 12, 26, 13, dalle 3 alle 3, verranno tolte certe soddisfazioni. Martedì 15, in prima e seconda serata, a fine alle 4 del giorno prima, 19 maggio, 20 maggio, fino al giorno dopo, 21 e 14 maggio, smetteranno di essere umani fino alla notte del primo che capita. Si avverte la cittadinanza quindi che nelle settimane che vanno da oggi a chissà quando si osserverà la chiusura dei paesi di Santorano, Bicillico, Manamana, San Vante, Palloro, Mertina, Embemmen, Noriano e San Storiano, dove si svolgeranno i seguenti orari notturni dalle 10 alle 9 con evacuazione bimbi per bomba ed evacuazione bambi con bimbe. I seguenti turni nei pressi di Castellavazzo con piombatura di tutti i veicoli a ventricolo, a spinta, a mano, crivella, cuccio, manovella, funesto, fune, bilico, inceste, valchiria. Per motivi musicali osserveranno il coprifuoco lungo il cammino della strada che porta un bacione a Firenze. L'acqua verrà interrotta con erogazione a schizzo, spinello, tubo, catodico, brocca, oncia, palmo, cucchiaio, botte e botte per ciechi, cioè botte da ormi. Le benedizioni si effettueranno nei seguenti civici: via Cetosa 4, 7, 8, 10, 10, di via Nosani 4, 7, 8, 8, 4 e 4 alla seconda. Contemporaneamente l'evacuazione delle vie urinarie nelle seguenti ordine: giovedì 12, 13, prima quartina, sabato e domenica rispettivamente terza quartina, settima quartina e il lunedì ambo e cinquina. Inoltre si avverte un certo disagio nel sedersi sulla linea di sorpasso, dove vi è dato il solfeggio come da piano regolatore. Si vieta fin da oggi, ieri, domani e postdomani l'uso dello spirito di iniziativa. A partire sono capaci tutti, arrivare è che è difficile. Per la punzonatura delle autovetture, rivolgersi al personale non addetto. Ho detto non addetto. L'ho detto? Boh, a me l'hanno detto. Al giorno d'oggi verranno spostate tutte quelle persone con i piedi per terra in atteggiamento umano e disumano. I medicinali della fascia B verranno tolti dalla fascia e messi in tasca. Cosa li tieni in testa a fare? Avviso a Marilena, son finite le angurie. Fuori di me, dentro di voi.